ravvicinato colombano, uno ha degli elementi della letteratura irlandese, due si è analizzato l'atteggiamento che Colombano ha nei confronti degli animali nella vita di Colombano, nella vita di Giona, diciamo, scritta da Giona. Ora, nel mondo irlandese noi abbiamo le cosiddette loriche, che sono delle armature, come il termine latino indica, delle armature, dove si prendono in contesti di preghiere, che possono essere anche inni o cantici, si riprendono tutti gli elementi del mondo naturale. E tutti gli elementi del mondo naturale, in una preghiera che viene indirizzata, da un lato può essere indirizzata agli angeli, dall'altro può essere indirizzata al Cristo, intervengono per rafforzare la persona umana. La persona umana si trova inserita in un mondo naturale notevole e molteplice, e tutti questi elementi convergono sulla persona per proteggerla, diciamo, dal male e perché faccia il bene. Ecco, questo l'ho semplificato in maniera radicale. Ora, Colombano lo si vede procedere abbastanza in questo senso. L'analisi che è stata fatta della vita di Giona è interessante, perché mette in luce tutta una gamma di atteggiamenti del santo nei confronti del mondo animale. Cioè, nei confronti del mondo animale c'è un atteggiamento che diremmo è l'atteggiamento superiore dell'uomo, che si considera superiore, e che utilizza l'animale. C'è un atteggiamento che è intermedio, che rispetta l'animale, avendo una ripartizione, per esempio una ripartizione tra l'utilizzo di alcuni beni per gli animali e per gli uomini, ecco, quindi dove c'è un accordo, diciamo, una suddivisione dei compiti. E infine c'è una promozione, che è una promozione veramente positiva dell'animale, cioè l'animale diventa l'altro uomo, l'altra persona, l'altro col quale si stabilisce un dialogo costante, e quindi è inserito in una armonia che è notevolmente diversa da quello che è il, diciamo, è l'abitudine di ritrovare in questi testi. Questo è un po' il procedere. È stato un professore di Pavia, Valle, che aveva esposto in un piccolo convegno fatto all'Università di Pavia, dove c'era anche la Piovano che parlava di Colombano e l'Europa, per esempio, le attribuzioni, diciamo, di alcuni concetti a Colombano, e appunto lui aveva analizzato i diversi livelli di interazione tra l'uomo o il santo e il mondo animale. Ora, con questo mondo animale è vero che stabilisce un notevole dialogo. Non bisogna dimenticare che questo dialogo un santo monaco lo stabiliva anche senza essere irlandese, quindi ci sono parecchi casi, diciamo, tra i padri del deserto, per esempio, per dire, del deserto egiziano, dove tra i vari apoftegmi o le varie sentenze o i vari aneddoti che vengono raccontati c'è questo particolare dialogo con la natura. In Colombano forse il tutto è ripreso automaticamente, almeno nella vita viene ripreso automaticamente dagli esempi anteriori, ma negli esempi anteriori il monachesimo si fissava come finalità di applicare un tipo di vita che fosse in armonia veramente
con un capovolgimento di quello che erano i rapporti tra l'uomo e la natura. Quindi positivo, questo certamente, perché Giona, Albert de Vaugué, che era un monaco di Clairvaux, ha messo in luce parecchio nella vita scritta da Giona, parecchi dei paralleli che si hanno con i racconti anteriori, per dire che Giona, se non aveva copiato, non credo che avesse copiato, ma aveva ridisegnato certi racconti, come li ridisegnava secondo gli schemi dei miracoli del Cristo, così li ridisegnava secondo gli schemi dei miracoli dei santi del deserto. Ecco. Quindi questo era un po' il recupero. Mentre lei ha Colombano, che per esempio è proprio nei primissimi esempi di Anne Gray. Le avevo detto, Colombano non sopportava molto la folla. La folla lo doveva spaventare, ecco, penso che anche il druido fuggiva la folla. Ma si è ritirato nella foresta, nel profondo della foresta. E andando nel profondo della foresta, tra i vari casi che si presentano, lui ha proprio questa schematica. Si pone il quesito. Aveva il libro sul dorso, in una saccoccia, il libro era la Bibbia, e pensava alla scrittura. E si diceva, devo avere più paura degli uomini o delle bestie feroci? Perché questa è la domanda che pone. E pensando a questo, lui diceva, le bestie feroci, se mi fanno del male, non sono responsabili. Quindi è meglio che io abbia paura di loro, degli uomini, piuttosto che delle bestie feroci, perché le bestie feroci non subiscono le conseguenze di quello che fanno. È un po' un ragionamento sui generis. Ebbene, in quel momento va nel profondo della foresta e incontra 12 lupi. 12 lupi che si piazzano da un lato e dall'altro lato di lui, e lui se ne sta nel mezzo, e viene detto che dice, Signore, vieni in mio aiuto. Ecco, i lupi si avvicinano, lo annusano, ma siccome stava fermo se ne vanno. Ecco, questo è il primo fatto. Il secondo fatto: arrivano gli svevi, gli attuali bavaresi, all'incirca, perché l'origine è quella, che erano dei barbari, e erano dei briganti, causavano brigantaggio. Ora lui li sente, però non si fa vedere, e così li evita. Terza cosa, va nella foresta e si cerca un luogo dove ritirarsi. E tra parentesi un testo abbastanza interessante, perché viene detto che voleva essere lontano dal tumulto dei problemi, il tumulto delle persone, e voleva veramente concentrarsi su se stesso e ritrovare un'unità interiore. Direi che è stato scritto oggi. Ecco, e arrivando in questa caverna trova un orso che la sta già occupando. E allora si rivolge all'orso, viene detto in maniera mite, quindi dolce, e gli chiede di allontanarsi e di non venire più lì dentro e di lasciargli quella che è la sua abitazione. Questo caso si direbbe della persona che ritiene che l'animale ha una funzione subordinata. Valle prendeva poi degli altri esempi e poi arrivava a
a trovare una soluzione credo che ci sia un paio di esempi in Colombano dove riesce a dialogare con gli animali, con gli orsi, perché sono sempre degli orsi in questo caso, e a accordare loro una parte, cioè suddivide quello che è. Per esempio c'è un animale che era un camoscio o qualcosa del genere, che un orso stava divorando. Allora, dopo che ha mangiato, gli ordina di lasciar stare, perché loro avevano bisogno del cuoio. Seconda cosa, i monaci si nutrivano di bacche. Lui stesso mangiava delle bacche e delle erbe, delle scorze, diciamo. Aveva visto che appunto gli animali arrivavano e si mettevano a mangiare quelle bacche che dovevano mangiare, ma invece di scacciarli ha dato l'ordine di arrivare fino a un certo punto, fino a quel punto potevano servirsi loro, il resto dovevano lasciarli. Ecco, capisce? Ecco, è un po' in quest'ottica che viene recuperato il senso della natura rispetto all'uomo. Ma se lei pensa al senso fondamentale che viene attribuito al rapporto tra luce e tenebre, tra sole e struttura, tra sole e agire della persona, tra sole e per esempio monastero, eccetera, eccetera, sono tutti degli elementi in cui si cerca di conformarsi a quello che è un, diciamo, il disegno di un unico creatore, che si ritiene che è un unico creatore. Perché l'idea fondamentale è questa, cioè si dipende fondamentalmente da un unico creatore.